uno dei giovani lanciati da Longo. Questo è stato solo l'inizio, perché l'anno prossimo voglio che ci fai vedere cose straordinarie. Beh, l'obiettivo è sempre quello di cercare di mostrare qui a Frosinone, sperando che il mister e tutti mi diano la possibilità come hanno fatto quest'anno, e cercando di ovviamente fare il meglio possibile per la città e per i tifosi. Te sei alla prima promozione, il primo campionato vinto tra i grandi, che emozione è stata? Non riesco neanche a dirtelo, veramente è qualcosa di eccezionale. Alla prima essere promossi in Serie A, è freddo addosso anche adesso a parlarne, quindi non saprei dirti. Ma vuoi fare qualche domanda a Materese? No, non saprebbe rispondere. È un anno che ci domandiamo le cose in camera. Ah, siete compagni di stanza? Sì, sì, compagni di stanza, fissi. Anche l'anno prossimo. Anche l'anno prossimo. Lui ha tanto davanti e sicuramente farà bene anche l'anno prossimo. Senti, te da più vecchio, tra virgolette. Abbiamo di differenza un po'. Quattro, no? 98-94. Quindi te da più vecchio, come giudichi l'operato di questo ragazzo? Ma come ti ho detto prima, il ragazzo è forte, è solamente aver pazienza, come gli dico sempre, che poi la sua occasione arriverà, come abbiamo visto col Cittadella, e quindi c'è solo tutto davanti. E te invece come giudichi l'operato di Beghetto? Un po' di critica tra compagni di stanza, dai. Critica non mi accende la luce alle 2 di notte. No, critica non c'è, no. Solo complimenti, perché è un ragazzo serio da prendere esempio. E mi ha dimostrato comunque durante l'anno che il lavoro è la prima cosa, e io da lui sto apprendendo tanto, come anche da tanti altri ragazzi, e mi fa solo che piacere. Invece da compagno di stanza, cosa deve migliorare Masarese e poi cosa deve migliorare Beghetto? A lui non lo so, forse niente. No, niente. È perfetto, è vero, è perfetto, sì, è perfetto. E Masarese invece? Lui non deve migliorare niente, perché sennò non saremo più compagni di stanza, te lo dico. Grazie ragazzi.